Riprendiamo con lo studio dei prompt e delle soluzioni eventualmente disponibili nella interpretazione della sintassi su Midjourney, ricollegandoci all'analisi delle parole chiave rispetto al flusso, ecco, di interpretazione che ho proposto nel video precedente. Intanto, come si può osservare, diciamo, da questa prima schermata, sto continuando con le varie iterazioni figlie del flusso precedente che ho spiegato nel video poc'anzi registrato, il video precedente a questo, e che prendono spunto dal nuovo algoritmo della piattaforma. Mentre preparavo il video, quest'altro video che sto registrando, sono incappato fra l'altro in un ulteriore aggiornamento. È importante, come ho detto tante volte, star dietro anche ai due canali degli annunci e degli status che vengono rilasciati di tanto in tanto. Poco fa, alle 8:15 del 26 di luglio, in pratica è stato rilasciato questo piccolo aggiornamento che in sostanza ci informa di un aggiornamento della funzione settings disponibile nella barra del prompt, insieme alla funzione applied, che è un altro dei comandi che ci può venire incontro per migliorare la resa del nostro soggetto. Quindi iniziamo proprio da lì, andiamo all'interno del nostro della nostra barra del prompt, all'interno di Discord, pigiamo il pulsantino più, facciamo uscire lo slash o lo digitiamo a mano e andiamo a catturare il comando setting. Eccolo qua. Avviando il comando setting, in sostanza, vediamo un attimino dove l'ha messo, eccolo qui, abbiamo questa serie, diciamo, di impostazioni che ci permettono, tra le altre cose, di scegliere tra l'algoritmo in versione 1, in versione 2 o in versione 3, io ovviamente sto utilizzando il terzo, e poi eventualmente anche di impostare qual è il parametro di default per quanto riguarda la stilizzazione, che è quella che abbiamo visto diciamo nell'analisi precedente, la qualità, quindi questo menu è proprio fresco appena rilasciato 10 minuti fa, quindi lo stile, la qualità di base e la modalità eventualmente con la quale attraverso la quale desideriamo ottenere le nostre immagini. Come vediamo, insomma, adesso il menu è decisamente più user friendly. E a questo punto proseguiamo, insomma, mentre il mio sistema qui continua a tirar fuori le variation che ho applicato ai vari contenuti, e riprendiamo l'analisi dello studio, diciamo, della frase e del prompt. Allora, faccio una piccola premessa. E man mano che sviluppiamo la nostra attività su Midjourney, principio che vale poi anche sulle altre piattaforme, è sempre bene proseguire con quel metodo analitico, con lo studio dei parametri migliori, attingendo ai infiniti casi studio che sono le piattaforme stesse a rilasciare. Ora, come si può facilmente notare dalla barra di sinistra, io man mano che lavoro creo altri documenti, alcuni accompagnati da una ragione specifica, come i casi studio, che in questo caso si riferiscono agli elaborati frutto del lavoro altrui, i miei stessi casi studio, dei test di riferimento, oppure, perché no, raccolte significative per quello che possa eventualmente concernere il nostro flusso di lavoro. Ora, in questo documento casi studio, io ogni volta che noto una resa particolarmente efficace o significativa, non per forza bella esteticamente, ma significativa, la raccolgo all'interno di questo documento. Vi consiglio di fare altrettanto, cioè di utilizzare dei documenti, può essere Word, blocco note, quello che vi pare e piace. Io utilizzo tutto in versione cloud perché così ce l'ho sempre a portata di mano, e dentro questo documento, scorrendo, io che cosa faccio? Raccolgo, come ho appena detto, tutta una serie di casi studio che fra l'altro nel corso del tempo cambiano. Lo scopo qual è? Come ho detto già in precedenza e come dirò nel prossimo video dedicato all'effetto clone dei lavori, concetto molto importante, come vi ho detto, in quel video non perdetevelo, e cerco sempre di capire, sulla base del soggetto che emerge, in che modo l'algoritmo interpreta determinati keyword. Qui dentro, ad esempio, si trovano tantissimi effetti diversi, soprattutto nell'ambito della prima e della seconda versione dell'algoritmo cercavo anche un modo per ottenere le anatomie migliori, visto che la sofferenza che un po' tutte le piattaforme dimostrano di vivere è quella proprio della resa anatomica. C'è anche una ragione dietro a questa spiegazione. Qualche tempo fa, ad esempio, quando ho iniziato ad analizzare
queste piattaforme, mi trovavo a parlare con Joseph, l'amico Joseph Ciccariello, l'esperto 3D, che mi fa anche da mentore quando si tratta del mondo 3D per orientarmi un po' su queste piattaforme, e discutevamo del trailer di She-Hulk rilasciato in prima istanza, quindi non quello più recente rilasciato adesso durante il Comic Con 2022, ma un video precedente, e discutevamo delle critiche che erano state mosse alla CGI di quel trailer, e giustamente Joseph, che insomma la sa lunga sul mondo del 3D, mi spiegava, mi ha fatto notare un dettaglio che è importante, insomma, da considerare, e che magari tante volte sfugge, diciamo, quando si guardano questo genere di trailer. E si notava nel trailer come Hulk, nello stesso trailer, il personaggio di Hulk fosse più, diciamo, realistico rispetto a quello di She-Hulk, del personaggio femminile. E giustamente mi diceva, sai cos'è? È che comunque quando tu, anche in 3D, devi realizzare un soggetto, soprattutto anatomico, ma non solo, che corrisponde ad un'alterazione del reale, quindi una, diciamo, suggestione particolare. Per esempio Hulk è un'anatomia, sì, umana, ma ipertrofica, iperpompata, molto particolare. In quel caso, laddove non sei preciso, comunque il cervello non registra più di tanto l'anomalia. Quindi non si spezza quel legame immersivo che c'è tra lo spettatore e l'opera che sta osservando, perché nella mente dello spettatore quello che si sta osservando è comunque un qualcosa di anomalo di per sé, quindi il criterio di base è quello. Nel personaggio di She-Hulk invece è vero, siamo sempre di fronte ad un'anatomia umana modificata, ipertrofica, anomala, ma è molto più vicina all'anatomia umana reale, solo in dimensioni, rapporti dimensionali differenti. Quindi ogni piccolo dettaglio che magari è leggermente fuori posto, per esempio la CGI del primo trailer, già nel secondo l'hanno modificata, ma nel primo trailer effettivamente c'erano delle scene che sembravano un po' posticce, in quel caso dice ovviamente il cervello lo assimila quel personaggio più all'anatomia come dovrebbe essere nel mondo reale, e nota più facilmente una serie di discordanze, di discrepanze, di errori. Ora, allo stesso modo, nelle anteprime di Midjourney, noi tante volte, per via della percezione lato Gestalt, dell'effetto Mandela, della suggestione visiva, della reinterpretazione del reale, concetti che ho espresso e spiegato anche nei podcast, in effetti ci accontentiamo, tra virgolette, si parla di un processo mentale, di ciò che stiamo vedendo, ma quando poi andiamo a fare l'upscale o l'ingrandimento, è ovvio che cominciano a emergere le magagne. E sul fronte anatomico, la piattaforma, seguendo la stessa logica, ha delle difficoltà a replicare un'anatomia completamente verosimile, principio che vale anche per DALL-E, stavolta l'ho detto come si scrive, quindi così non c'è rischio che nessuno si confonda. Anche dentro DALL-E in effetti accade la stessa cosa. Beccai un post che su Facebook, generato da un utente, lavori assolutamente eccezionali che aveva tirato fuori dei ritratti di una donna elfo con tratti orientaleggianti dentro DALL-E, ma ingrandendo l'immagine si vedeva quante imperfezioni c'erano, del tutto similari a quelle che praticamente troviamo su Midjourney, per esempio la simmetria all'interno del volto, la posizione degli occhi, l'ingrandimento di questi dettagli anatomici. E io stesso in passato in effetti ho provato a replicare anatomie di varia natura, con effetti estremamente particolari, sicuramente non fotorealistici. Nel caso dell'algoritmo 2 e soprattutto del 3 di Midjourney siamo di fronte comunque a un enorme passo avanti in questo senso, ma valgono le regole che ho detto in tutta la serie di podcast e che ripeterò più volte anche nel corso dei video, delle live, eccetera. Non aspettiamoci che le intelligenze artificiali restituiscano un soggetto fotorealistico equiparabile a quello ottenuto dai fotografi su Adobe Stock, ArtStation, Shutterstock, perché sono due cose distinte e separate. Ma nella comunione dei due fronti, magari attraverso la tecnica del photobashing, al quale dedicherò comunque un video apposito, l'avete intravista la mappa nel video precedente, in quel caso ovviamente potremo ottenere il meglio da entrambi i fronti con quel tipo di tecnica. Comunque ne riparleremo, insomma, quando sarà il momento. Per adesso torniamo, insomma, al nostro argomento principale,
E come dicevo, è importante osservare, perché osservando otteniamo anche delle suggestioni su termini chiave che non troviamo nei manuali, tra virgolette, consuetudinari o nelle proposte che la piattaforma ci mette a disposizione, ma possono effettivamente tornarci comodo nei vari test per verificarne la resa sulla base del principio che avevo esposto in precedenza. Per esempio, questo singolo elaborato mi interessò particolarmente perché notai il termine prize winning photo, e l'intera serie, io qui ovviamente raccolgo solo due o tre immagini come appiglio mentale, come memoria di quello che succede, poi andando a studiare la varia serie, tutta la serie che l'utente ha sviluppato, ho capito che questo prize winning photo gli dava un taglio particolare. Poi vedremo nella formula delle frasi, perché ci sono tutta una serie anche di sfumature e variabili che magari hanno origine nella descrizione che gli utenti fanno dei loro lavori seguendo quella logica, ripeto, del video precedente. Per esempio, prize winning photo, realistic, photorealistic, photojournalism, eccetera, sono in qualche modo sinonimi, ma non vanno confusi, perché per quanto il risultato possa certe volte essere simile, nel contesto della frase che abbiamo scelto può portare a riferimenti differenti. Dimenticavo anche di aggiungere un aspetto importante: nei miei test io ho provato anche la lingua italiana, ho provato addirittura a inserire il mio nome per vedere che cosa saltava fuori. La lingua italiana comunque produce degli effetti, ho visto anche gente che utilizzava per esempio lo spagnolo. Il problema qual è? Se ragioniamo in termini di indicizzazione dei contenuti, come se fossimo su Google Immagine, è ovvio che utilizzare l'inglese ci facilita la vita, perché l'inglese è la lingua più utilizzata anche online, quindi inevitabilmente ho un insieme di risultati decisamente maggiori. Poi è probabile che l'algoritmo possieda al suo interno anche una capacità di traduzione particolareggiata, diversa, questo non lo so, ma in ogni caso è meglio esprimersi in inglese perché è più facile arrivare all'oggetto di interesse. Guardate ad esempio quanto è bella questa realizzazione ad opera di un altro utente, che ha costruito una frase molto arzigogolata accompagnata da una serie di parametri per ottenere questo tipo di risultato. Chiaramente la casualità iniziale la fa da padrone, poi quando vedete un bel risultato voi non potete immaginare, come ho già detto altrove, quanti passaggi, quante iterazioni, quante varianti e successive iterazioni e successive varianti hanno preceduto il risultato, per cui non fatevi mai ingannare dalla formula di una frase, tanto più che davanti a un risultato eccellente, in effetti la frase che certe volte vediamo spesso risulta atipica per quella che è la media delle frasi utilizzate, e addirittura bisogna anche capire che l'algoritmo, nel contesto e nel momento storico del lancio di questa frase, che corrisponde a una versione dell'algoritmo, a una frase di un momento di apprendimento specifico di quell'algoritmo e così via, e la stessa frase utilizzata da me produce un effetto totalmente differente. Questa cosa l'abbiamo vista con Daniele Cruciani, quello che avete visto nei test con le radici del video precedente. Per esempio, lui ha lanciato una stessa prompt che avevo utilizzato io quando stavamo testando la creazione di radici su un corpo umano e su una sua foto, e la sua frase non produceva effetti tanto vicini ai miei. Questo perché possiamo anche immaginare che nell'algoritmo della piattaforma, essendo una piattaforma soggetta a un profilo, ad un'identità e quindi a una memoria storica del lavoro dietro quell'account, ogni giorno si ricorda di tutti i 12.000 e passa lavori che ho fatto, è presumibile che ad ogni mio click, ad ogni variazione, ad ogni scelta di parola, alla fine si crei un profilo dentro Midjourney della mia persona, quindi delle preferenze, quindi un orientamento dell'algoritmo che cerca di anticipare, di presumere quello che è l'obiettivo delle mie scelte. È normale, accade anche quando noi interagiamo, che ne so, con Amazon, con il web in generale, qui si può parlare di remarketing calato nel contesto delle intelligenze artificiali. E poi diciamo che quando noi andiamo a vedere i risultati degli utenti, tante volte troviamo delle espressioni che sono anche direttamente riconducibili a quello che può essere comunque una
volontà di resa totalmente diverse. Io non so se l'utente, ad esempio, quando ha scritto Planet Made of Fire and Fear Floating in the Jungle, volesse ottenere un risultato del genere. Io questo l'ho inserito perché mi piaceva molto la resa scenografica, per quanto particolare. Quindi non bisogna necessariamente immaginare che una frase che troviamo spessa spiegata da qualcuno automaticamente corrisponda a un valore reale per il nostro lavoro. Aggiungo anche che questo presupposto vale anche per tutti quegli articoli, video, tutorial che ormai stanno invadendo il web, le pagine social, eccetera. Ragionate con la vostra testa, perché nella vostra testa c'è il vostro approccio, il vostro metodo, il vostro desiderio di raggiungere un obiettivo. Assecondate quello a patto di utilizzare un metodo di analisi. Io vi sto proponendo il mio, metterò in condivisione anche tantissime schede, molte di queste che vedete sulla sinistra le razionalizzerò e metterò a disposizione nei materiali didattici della masterclass insieme con questi video. Scegliete il metodo che volete, insomma, però applicate, ecco, salite su una carrozza, scegliete il vostro binario e seguite quello, perché se continuate a variare seguendo la testa altrui non ne uscite. Comunque, man mano che poi osserviamo i lavori altrui, ci sono anche una serie di aspetti che probabilmente ci spingeranno ad andare verso direzioni specifiche. Come ho detto, io raccolgo questi esempi anche come promemoria di ciò che è possibile ottenere frutto, diciamo, della piattaforma. Quindi, ad esempio, il modo in cui ottenere una figura probabilmente passerà dalla dicitura character concept art, che è uno dei modi attraverso i quali spesso si ottengono delle figure di questo genere, o la stessa dicitura concept art affiancata da altri elementi, decorazioni, trasformazioni. Ricordiamoci che dentro Midjourney noi possiamo per esempio fornire un'immagine, come ha fatto questo utente, che è quella, l'immagine a destra, anzi la mettiamo di qua così si capisce meglio, possiamo fornire un'immagine all'interno della sintassi affinché l'algoritmo di Midjourney vada a convertirla. Questo utente ha utilizzato questo riferimento, che non so dove ha preso online, frutto di altre post-produzioni, eccetera, per ottenere poi un'interpretazione alla quale aggiungere altri dettagli. Tra l'altro non è inconsueto che si passi da una piattaforma all'altra. Prendo un'immagine creata su ArtBreeder, la carico sul mio spazio web, la do come link diciamo, all'interno del mio prompt e gli aggiungo dei parametri perché sia interpretata, oppure la utilizzo su Disco Diffusion, tanto per dire. Insomma, queste combo tra i canali non sono assolutamente inconsuetudine, non sono assolutamente strani da rintracciare, da vedere. C'è un aspetto anche importante legato all'analisi delle espressioni utilizzate dagli utenti. È importante, nell'ottica delle intelligenze artificiali, disporre anche di una cultura minima di base e sul fronte estetico-grafico, riferisco ai linguaggi visivi, e su quello più popolare, quindi il circuito mainstream. Spiego il perché. Se da un lato è normale che se io dico per esempio Alien, Giger, magari la mente facilmente salta all'iconografia degli xenomorfi, al mondo cinematografico e creativo di Giger, eccetera eccetera, idem Studio Ghibli, anche se cito, che ne so, Matrix come film e come iconografia, eccetera. Però c'è molto di più dietro e bisogna anche conoscere quelle che possono essere eventualmente gli stili degli autori per un motivo particolare. Esempio, guardiamo questo elaborato molto interessante. Leggendo tutto ciò che c'è scritto, ci accorgiamo che saltano fuori una serie di espressioni particolari che includono anche addirittura nomi di autori in rilievo. Ad esempio qui vediamo Tsutomu Nihei, che è un autore particolare, Emil Mehlmoth. Chi cacchio è Emil Mehlmoth? Quando vediamo una parola che ignoriamo, insomma, a chi si riferisca, ci basta eventualmente andare a scoprire online e vedremo subito che salterà fuori sicuramente uno stile peculiare di quello autore. Zedlan Besisky, il compianto, insomma, pittore dallo stile molto caratterizzante, basta inserirlo nel nostro prompt per ottenere dei risultati molto suggestivi. Zedlan produceva dei dipinti dal tema horror molto molto particolare e fra l'altro viene richiamato in opere anche di altri autori
che includono anche realizzazioni 2D, 3D, addirittura al cinema è stato utilizzato come riferimento. Questo tizio, per esempio, ci ha buttato dentro di tutto. Abbiamo questo primo autore, Emil Mehmoth, Zedlan Belzinski, Craig Mullin, Yoji Shinkawa, che non conosco, poi Peter Morbacher, ora e Zaha Hadid, che è legato al mondo dell'architettura. Ora, attenzione ad un particolare. È importante conoscere questi autori, perché il loro stile può essere utilizzato nella costruzione del prompt. Io però personalmente l'ho utilizzato nei primissimi test di Midjourney, poi ho smesso subito perché, come dicevo nel podcast, ma approfondirò poi l'argomento, è chiaro che quando utilizzo un autore, diciamo un autore dallo stile molto peculiare, importante, particolare come Peter Morbacher, il mio elaborato inevitabilmente sembrerà un suo elaborato. Quindi anche se io lo metto e ne ho il diritto commerciale sulla carta di inserirlo nel mio portfolio, che senso può avere, io che non ho mai realizzato opere tanto belle come le sue, che cominci a sfruttarne le caratteristiche per realizzare mie opere? Se lo faccio magari, ecco, perché sto sviluppando, come farò io, ho una sceneggiatura che è un progetto in realtà didattico, una sceneggiatura alla quale associerò una costruzione con le intelligenze artificiali, poi ne parlerò insomma quando uscirà il sito delle masterclass, quindi chi vorrà potrà seguire quel percorso. Allora, tanto di cappello, ci sta, la utilizzo in questo senso. Devo fare un'illustrazione una tantum promozionale, ok, ma se io sono un digital artist, comunque un artist in generale, e comincio a utilizzare stili ogni volta diversi, in realtà l'unica cosa che otterrò è diluire la mia identità professionale in mezzo a tutti questi nomi. Li vedrete utilizzati tantissimo, lo spiegavo nei podcast, perché quando utilizzate per esempio Zedlan Belzinski, Peter Morbacher, Ian McQuay o come cacchio si chiama, questi autori sono comunque quelli più utilizzati, perché sai già che se vuoi una resa particolare metti quel nome e qualcosa esce fuori. La mia serie, ad esempio, vabbè, questo poi magari lo farò vedere in un video a parte, nella serie in cui ho a un certo punto effettuato un'analisi sui nomi e ho inserito una serie di keyword legato agli angeli e poi ho variato semplicemente il nome dell'artista di riferimento e volevo vedere che cosa usciva fuori. E ho ottenuto decine di angeli, pure fighi, belli a vedersi, ma si vedeva che non erano cosa che potevo aver fatto io. Quindi che senso ha utilizzarle per caratterizzare il mio lavoro, per dire salve, sono un digital artist o un artist? Non ha minimamente senso. Ora, ovviamente questa è una considerazione che resta tra me e voi, cioè nel senso che me la canta e me la suono da solo. Il 99% degli utenti se ne sbatte comunque dell'etica professionale, del concetto di identità, e va lì a cliccare godendoselo. Dai, guarda quante cose fighe faccio! Sì, ma sti cazzi anche. E poi, se la guarda il tuo lavoro un professionista, ci mette un attimo a accorgersi che è un'intelligenza artificiale, perché ovviamente è facilmente riconoscibile, senza parlare del fatto che paragonare il tuo lavoro da una certa data in poi a tutto quello precedente, o hai avuto l'illuminazione divina e sei diventato il dio della grafica e del digital painting, oppure di mezzo c'era l'intelligenza artificiale. In ogni caso, è importante conoscere questi aspetti. Uno, per decodificare più facilmente quello che può essere lo stile o la volontà di stile che c'è dietro un elaborato. B, perché ci può servire non tanto la nomenclatura dei singoli autori, quindi il loro nome, Philip Cassatt, James Jen, eccetera, eccetera, ma il contesto creativo, come Studio Ghibli, che è facile, ma ce ne sono tanti altri. Ora, io all'interno dei link ho posizionato due board in particolare, che hanno origine all'interno del mio canale su Pinterest. Dentro Pinterest, come ho detto tante volte, io diciamo riverso gran parte dei contenuti per una resa didattica. Le board in particolare che consiglio di seguire sono Visual Graphic Style Guide, dove al di là delle sezioni extra che vediamo, che sono approfondimenti comunque utili per il prompt, per esempio se non avete idea di cosa sia il brutalismo vi consiglio di dare un'occhiata, perché è un genere sia visivo che architettonico molto molto specifico e può essere utilizzato per declinare al meglio il prompt. Ma dalla fine delle board extra abbiamo generi e parole chiave significative: voxel art,
vintage, vibrant color, vaporwave aesthetic, triangulation. Molti di questi termini vanno a pescare direttamente da quello che è il glossario dei linguaggi visivi e quindi ci può eventualmente aiutare anche a distinguere uno stile e quindi arricchire il nostro prompt con la scelta delle parole chiave. O anche un equivalente per quanto concerne gli autori, basta andare dentro il mio canale e arrivare alla sezione Artist Ranking List. Qui dentro, da anni, da quando insomma ho il mio Pinterest, cerco di raccogliere gli autori per me più significativi che ci danno anche un orientamento su quello che potrebbe essere lo stile da adottare. Ora, ovviamente a mo' di prova, io posso utilizzare per esempio Antonio Caparo come riferimento con le sue belle realizzazioni. Qui dentro trovate Pipete del Morbacev, Gutanabe, tre quarti, il 90% ecco, degli autori che vedete nel mondo delle intelligenze artificiali, qui dentro li trovate. Ma sì, il percorso inverso, vado, esploro, trovo per esempio lo stile di Tutsumu Nihei, che è quello che abbiamo detto prima, che è in pratica un... We'll be right back.